Grazie e benvenuti in questo nuovo video, questo vlog. E oggi vi faccio vedere i miei gioielli, come chiamarli. Intanto, questi orecchini, aspetta, che io adoro follemente, me l'hanno regalato, cioè me l'ha regalato mio papà, e praticamente c'è una pallina argento, grigia lucida. Sotto c'è una pallina un po' più grande con i brillantini. Adesso vi voglio far vedere, vabbè, dopo vi faccio vedere i miei altri orecchini. Adesso vi faccio vedere le mie collane. C'è questa, aspetta, questa che è con questa pietra, però adesso non mi sta più bene, proprio fa così, devo sforzarmi. Poi c'è collana azzurra con le perle, questa bianca, questa rosa con le perle ancora, cioè tutte con le perle queste, e infine c'è anche la gialla, non poteva mancare, e c'avevo anche una verde, solo che me l'ho persa. E poi c'è questa che è super nuova, a me piace, ma anche se un po' da bambini qui i colori, però a me piace i molti colori. Cioè, per me è stupenda, stupenda. E io veramente ho molti braccialetti. Ok, per prima c'è questo che me l'ha regalato una mia amica per a scuola. Poi c'ho questi, anche se mi sembrano braccialetti ma sono elastici, però io faccio sempre nel polso come i braccialetti. Poi c'è questa, che cioè, in realtà di mia mamma, però me l'ha regalato. Questa me l'ha regalata un'amica di mamma. Poi c'è un altro di quelli, sono un po' più piccolo, solo che così, quindi... Poi c'è questo, un po' più rigido. C'è quello tipo... come si chiama? M&M's. Tutto colorato. Poi c'è questo, un altro di questi, cioè praticamente c'è quello rosa, azzurro, viola e giallo piccolino. E poi infine c'è questo che mi ha regalato un'altra amica di mamma, che questo è molto particolare perché è a molla, si mette così, ecco. Ah, mi sono dimenticata di un altro braccialetto, aspetta che l'ho qua, no, non si piede, perché c'è un braccialetto nel piede io. Eccolo, questo me l'ha regalato mia madre, cioè mia zia, volevo dire, che in una vacanza me l'ha regalata. Solo che io ho molti altri orecchini, solo che non li trovo mai, perché mamma li doveva mettere in una scatola, e questa scatola si è persa, quindi non so che devo fare. E poi c'è un pezzo forte, l'anello, adoro. Ok, praticamente questo anello c'è una L di Laura, perché è il mio nome, perché anche mio fratello cioè inizia con la L di Lorenzo. C'è una L di contorno con dei brillantini, e a me sta ancora un po' grande, quindi non mi c'entra nel dito. E adesso vado a vedere, c'ho altri orecchini. Ok, mi sono trovata altri tre paia di orecchini. Prima sono questi con dei anelli, praticamente. Solo che c'era attaccato delle spillette, dei sonagliini a uva, che li ho tolti io e basta, perché non mi piacevano. Però le posso anche rimettere quando vuoi, perché l'ho messo là nel cassetto dove ci sono i gioielli di mia madre. Poi ho questi che sono tipo molto estivi. Tengo questo perché ho perso la chiusura. C'è il cavalluccio marino, tutto stupendo, rosa, azzurro con un brillantino. C'è la stella, e ecco, se lascio fare così e cade. Praticamente io amo questi tipi e amo tutti i miei gioielli, per modo di dire. Aspetta, adesso
vedo se ci stanno altri. Questa mi ha regalato un'altra mia amica. Vabbè, non c'è. Non ci stanno altri e io vi amo tanto e oddio, ci vediamo alla prossima.